passare. Cose buone da mangiare. Dammi tutto dentro ai vestiti. Goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. Studio Rigenera a Vignola. Servizio ambulatoriale e a domicilio. Cura delle lesioni difficili. Specializzati in podologia, effettuiamo prelievi ematici, iniezioni intramuscolari, sottocutanee e pressoterapia. Medicazioni semplici e complesse e del piede diabetico. Hai dubbi in merito alla richiesta del mutuo? Vuoi un professionista che si prenda cura della tua operazione? Ti accompagniamo in questo grande passo per te e per la tua famiglia, trovando il mutuo su misura per te. Ti aspettiamo! Storia e tradizione. Da 7 anni, delizia il vostro palato con un'autentica pizza italiana, preparata con passione. Lievitazione di 48 ore ad alta digeribilità. Piedine e friggitoria di vario genere. Consegna a domicilio. Guidi Ferramenta. A Savignano sul Panaro dal 2001 offre servizi di ferramenta, utensileria, materiale elettrico e idraulico, servizio tintometrico per l'industria e l'edilizia, scaffalature metalliche, abbigliamento da lavoro e molto altro. Vignola è una città che regala veramente tante iniziative, soprattutto in autunno, con questa particolarità che appunto tra sabato e domenica ha visto veramente, oltre che la rievocazione, proporre le eccellenze del territorio. Sì, infatti Autunno a Vignola è un'iniziativa che si svolge da alcuni anni e promuove in particolare un'eccellenza del nostro territorio, che è quella dell'aceto balsamico, anche caratteristica tipica di Vignola, l'aceto di mele, l'agromela. E infatti nei vari stand con i prodotti tipici del nostro territorio, e bellissimo lo stand dei volontari che si occupano della nostra acetaia comunale, che fanno parte della consorteria dell'aceto balsamico e che danno dimostrazione di come si produce l'aceto di mele, e anche mostrano la bollitura del mosto, che è la base poi per realizzare l'aceto balsamico. Quindi poi, tra l'altro, abbiamo anche già fatto una piccola prefazione, ci sono tante iniziative che appunto può regalare Vignola durante il corso dell'anno. Magari ricordiamo qualche evento un po' più particolare. Certo, un altro importante momento della nostra comunità, per la nostra comunità, è sicuramente l'iniziativa dedicata alla ciliegia di Vignola, prodotto tipico della nostra città, famoso direi in tutto il mondo. E la festa della ciliegia si svolge in due momenti, e il primo nel mese di aprile, quando i ciliegi sono in fiore e quindi si festeggia la fioritura dei ciliegi, e insomma le nostre campagne sono davvero bellissime, bianche come i fiori appunto del ciliegio. E un secondo momento invece un po' più avanti, nel primo weekend di giugno, è quando le ciliegie sono mature, quindi quando è tempo di ciliegie, ed è tempo di ciliegie mature, e abbiamo tantissimi turisti che vengono a visitare la nostra città e a gustare questo frutto veramente speciale, quello di Vignola in modo particolare, con la sua famosa moretta, che insomma è definita anche proprio il frutto del paradiso. Questo così noi lo chiamiamo, ma a buon conto, buona ragione. Grazie e buon autunno. Allora, intanto stiamo parlando della città di Vignola e soprattutto l'aceto balsamico di Vignola tradizionale. Ci spieghi un po' la lavorazione, come viene identificato? La prima fase è quella che stiamo cuocendo il mosto, che questa è la prima fase per fare l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Si cuoce il mosto da concentrarlo, da avere delle concentrazioni fino a circa 30 gradi babo, che sarà la preparazione poi per altri sistemi di praticamente di lavorazione, per portarlo poi alle certificazioni per incalzare le
batterie dell'aceto balsamico. Queste batterie che sono in grado di dormire per quanto tempo? Vabbè, loro, noi li facciamo dormire quando vogliamo noi. Ci sono delle batterie in giro che hanno 200 anni. Adesso questa della nostra acciaia comunale qua di Vignola ha 25 anni. Stiamo entrando nel 25esimo per imbottigliare poi, perché è DOP, per imbottigliare quello extra vecchio. Finora abbiamo imbottigliato quello affinato, che va dai 12 ai 24 anni. Ma senti una cosa, c'è tantissima richiesta per l'aceto balsamico, ma voi siete in grado di soddisfarle tutte queste richieste? Noi non soddisfiamo nessuna richiesta, perché viene fatto dal comune, è proprietario il comune, e il comune fa degli omaggi ai visitatori, ma ce n'è anche troppo dell'aceto balsamico in giro, ce n'è tantissimo, e che ha dei costi talmente alti che non è che quando la gente sente il costo si ritira leggermente e va su degli altri aceti che sono gli IGP, aceti industriali e altre cose. Bene, la ringrazio naturalmente e buona domenica. Grazie a lei. Parliamo di quello che appunto si prodiga la Prologo nel territorio di Vignola, perché è veramente, diciamo, attivo serve un diminutivo, super attiva nelle iniziative e soprattutto nel portare avanti le tradizioni enogastronomiche. Sì, la Prologo cerca di dare una mano e di collaborare con gli enti del territorio, in particolare ovviamente con il comune e con tutti gli enti che riguardano e che insistono su questo territorio. La Fondazione di Vignola, che ci dà una mano in particolare in questa ultima festa che abbiamo organizzato, Autunno di Vignola, ma poi ovviamente anche durante la festa della ciliegia che si tiene a giugno e che riguarda il prodotto tipico di Vignola, la ciliegia. Per quanto riguarda autunno, abbiamo cercato di utilizzare la location di Vignola, che è il centro storico, per portare una rievocazione storica in maniera molto popolare e molto allegra, per cercare di far conoscere a tutte le persone che insistono su Vignola e che magari vogliono venire a vedere Vignola la bellezza del centro storico, del castello, in collaborazione appunto con la fondazione che gestisce il castello e il Palazzo Barozzi. Infatti si parla anche di rievocazione, perché sono continue anche queste iniziative che fanno un po' parte della storia proprio di Vignola. Sì, Vignola ovviamente ha una lunga storia che va dal castello dei Boncompagni e che riguarda anche i romani, quindi sicuramente cerchiamo di valorizzarla allegandola di fianco alla parte storica la valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche gastronomiche. Quindi oltre alla parte evocativa abbiamo anche una parte, diciamo, gastronomica e più ludica, che riguarda tutto il territorio e i piatti tipici del territorio, con le varie associazioni locali che cercano di allietare il turista. Bene, grazie Presidente e buona domenica. Grazie a voi. Studio Rigenera a Vignola, servizio ambulatoriale e a domicilio, cura delle lesioni difficili. Specializzati in podologia, effettuiamo prelievi ematici, iniezioni intramuscolari, sottocutanee e pressoterapia, medicazioni semplici e complesse e del piede diabetico. Hai dubbi in merito alla richiesta del mutuo? Vuoi un professionista che si prenda cura della tua operazione? Ti accompagniamo in questo grande passo per te e per la tua famiglia, trovando il mutuo su misura per te. Ti aspettiamo! Storia e tradizione. Da 7 anni delizia il vostro palato con un'autentica pizza italiana, preparata con passione. Lievitazione di 48 ore ad alta digeribilità. Piedine e friggitoria di vario genere. Consegna a domicilio. Guidi Ferramenta. A Savignano sul Panaro dal 2001 offre servizi di ferramenta, utensileria, materiale elettrico e idraulico, servizio tintometrico per l'industria e l'edilizia, scaffalature metalliche, abbigliamento da lavoro e molto altro. La corazza.
domenica in pazza, allora dai tutti in piazza.